A disposizione 3 passi, dobbiamo fare il passo. Tre sorelle, no, grassoni, porcellini, gemelle, ah. Elena, Teresa ed Anna. Se volete skippare al prossimo video vi capisco già, tranquilli. Bentornati a tutti ciottolini in questo nuovo video di amico.andre. Oggi giochiamo a 5 seconds, se lo ovvero... metti dritto può essere che già loro possono leggerlo. Ecco qua. Giochiamo a 5 seconds, ovvero ci saranno delle carte in cui noi dobbiamo rispondere in 5 secondi. Da 3 secondi. A 6 giocatori, minimo 8 kg. Appena ci stiamo dentro col peso. Vi faccio un esempio. Alessio, dimmi 3 tradizioni di Natale. Beh, fare l'albero, le calze sulle cose e scambiarsi dei doni. Bravissimo. Tu avresti vinto. No, ti prego, ditemi che vale. Ditemi che vale. Cosa sono questi fantastici cosini che hai messo qua sul tavolo? No, l'intro non l'hai fatta. Sì, l'ha fatto ciao a tutti i ciottolini. Non l'hai detto, ciao. È vero, non l'hai detto, però. Loro ci tengono tantissimo. Io ho appena inventato. La intro è già stata. Chi è scorreggiato? No, sono ancora di deodorante. Allora, ho appena inventato una regola che abbiamo 2 passi a disposizione con questi segnalini. Chi ce l'ha arancione non potrà giocare. Spoiler, non ho deciso niente io, tranquilli. Magari qualcuno se lo stesse chiedendo, ma... Bisogna parlare ad alta voce perché fate silenzio. Sì, un fastidio tremendo. Per me sì. Sei, ha fatto il mio? Si fa. È tipo il bastone di Frank. Sì, devi aspettare. Devi aspettare che finisce. No, non è che se vanno giù le palline poi sì. Fa gnocca. Va bene. A me stanno già andando giù le palline con questo video, poi vedi tu, Aspetta, dobbiamo fare una prova. Sì. Perché... No, abbiamo già fatto. No, ma non riusciamo a capire se il rosso è difficile o facile. Quindi, secondo voi, tra dimmi 3 papà di serie televisive e dimmi 3 cose che ti fanno sembrare elegante, qual è quella più difficile? Il non papà di serie televisive. Non saprei rispondere a nessuna delle due. Quindi facciamo quelle rosse. Inizia il proprietario del canale, prego, ovvero sì. Io. Ok. Poi io appunto sto zitto, non ti lascio fare, vedo che hai fatto appunto, alla grande. Devi fare tu, dammi qua, che scelgo io, non ti no, ma è perché hai sbagliato a parlare. E gliel'ho fatto io te prima. Te li dico ma... io. No, è per Andre. No, hai detto che inizi tu. Vabbè, no, ma per il canale no, sei no, tu. No, no, dagli le carte. Dammi un po' qua che scelgo. E io giro questo qua. Quindi abbiamo detto rosso o giallo? Rosso. Rosso lei. Ok. Pronto? Sì. Dimmi 3 Giovanni famosi. Giovanni Mucciaccia, Giovanni Pellegrino e Giovanni Anco Marzio. Chi è Giovanni chi Pellegrino? Sono? Ne hai detto uno. Giovanni Anco Marzio. Oh, ma chi è? Niente, quindi hai perso. Ma che è so, Papa Giovanni II, Paolo? Perfetto, vai. 6-0. Facciamo per Andre. Aspetta. Dimmi 3 bevande calde. Sì, vabbè. Tè caldo, tisana e camomilla. Sì, ho capito, io Giovanni. Scusa. Tu hai il tè. Ho dato il massimo. E no, devi andare avanti finché non sbaglia. No, che stress è, no! Sì, no. È lo stress test. Dimmi 3 alimenti che fanno male alla salute, non alla tua in generale. Stavo già per dire la mia. Non vale. A posto. Però non vale, lo sconcentrato. No, sconcentrato. No, mi dispiace. Avrete dire perché la tua bastava dire 3 alimenti a casa. Ti fanno bastava male. Dire 3 fast food. Ma qualsiasi cosa fa male, quindi. Non è vero, le verdure no. Sì, gonfiano. E la frutta no. Acere gonfiano, quindi gonfiano anche a me. Devo stare concentratissimo. Oh, questa è per pica, guarda. Vabbè, sei pronto? Sì. Siamo nel tuo settore? Sì. Dimmi 3 videogiochi. Uncharted, GTA, Gran Turismo. Per un quello già non riuscivo a fare neanche questa. Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? Sì. Facile facile, dimmi 3 piatti a base di pomodoro. Pasta al pomodoro, gaspaccio, pizza. Bravo. Non so cosa sia il gaspaccio. Sì, sì, è una zuppa di pomodoro. Bravo. Ma è difficilissimo. Ma non è che se ti metti le mani qua. Sì, mi sembra che sto più concentrato. Dimmi 3 tipi di sedia. Sedia dondolo, sedia quelle che girano, sedia da gamer. Cos'è sedia quelle che girano? Quelle da scrivania. Ma smettila. Non devi dire sedia da rotelle. Sedia che girano. Sedia. No, Andre, dimmi un tipo di sedia. Sedia quelle che dove si siede. Dimmi quanti così hai. Ah, 0, scusa. No, scusa. Però adesso arriverà che il primo. Che comunque Giovanni Paolo, io potevo saltarla, mi sono dimenticato. Peggio che non sei passo. Sì, sì. Vai. Sì. Dimmi 3 paesi del Sud America. Argentina, Perù, Brasile. Sul gong. Sul gong. No, c'era l'ultimo che girava. Bene, non so se sono giusti o no. Quindi per me potrebbero giusto, essere tutti. Giusto. Poi potrei dire Paraguay, Uruguay, potevo dirne tantissimi. Ok, dimmi 3 cose visibili nel cielo diurno.
Il sole, le nuvole, la pioggia. E il non sta tempesta se piove. Vabbè. Non sta piovendo. Però scusa, se c'è il sole non puoi vedere la pioggia. Ok, ma se non c'è è comunque diurno. Facciamo per alzata di mano. No, dai! Chiediamo al notaio. Non è vero, è diurno, se c'è la pioggia vedi la pioggia. Per me no. Come dice il notaio no. Non smettila. No, dai, perché sennò fa il muso. Sì, sì, lo so, video. Dimmi, dimmi un po', come vanno le vacanze? Ma no, ok. Dimmi tre giochi da piscina. Tennis, pallavolo, schiaccia 5. Ma tennis non si fa in piscina. Non è vero, assolutamente, quello con la rete. Racchettoni. È racchettoni però. Vabbè, io posso giocare a tennis. No, non gioco più. Dai, non può. Lei può dire quello dai, che vuole. No, dai, non è vero. Usa un passo, dai, sprecati un passo. No, però non è vero. Sumo. Tennis si gioca sul rimbalzo, sull'acqua, come si fa? Sumo, freccette e bowling. Quest'estate vi farò vedere come giocherò a tennis nel piscina. Dai, se vuoi proprio ti diamo la cosa e perdi un passo, se no niente, hai perso e basta. Cosa hai deciso? Che io gioco a tennis in piscina. Non ci puoi giocare. Ok, quindi vabbè, devo fare io. Dimmi tre regali di nozze. Passo. Ma dai, la prima. Non lo so. Sono già in crisi col vostro, cioè. Dimmi tre zuppe. Basta, io ho passato, scusa. Riparte no. lo stesso. Sì, il passo è la possibilità di non cambiare, certo. Ok, non ero concentrato. Sì, vabbè. Dimmi tre città spagnole. Madrid, Iglesias e Balando. Ma poi Iglesias cos'è? Quello che canta Iglesias. Cavolo, questa era facile, Andre. Va caldo. Barcellona, Valencia, Valencia. C'è troppo pressione. Ale, sei pronto? Sì. Dimmi tre articoli puericoltura. Vabbè, dai, lo fermo. Ma cos'è puericoltura? Ma l'hai letto male. Puericoltura. Adesso googliamo che cos'è. Passo. No, devi dirlo nel frattempo della carta. È una parola che non esiste. No, dai. Mi dispiace. Io lo accetto sto passo. Puericoltura, dai. Puericoltura. È un ramo della pediatria che si occupa di cura e allevamento del bambino dal punto di vista dello sviluppo fisico e psichico. Ma come mai avrei potuto rispondere? Te non lo sapeva? Infatti, come fai a non sapere la puericoltura? Dimmi tre cose che fanno irritare i papà. I bambini che piangono, quando la moglie non fa la lavatrice, quando la moglie non stende. No. Ma stai scherzando? Ma ti dicono quando la moglie non fa la lavatrice, quando la moglie non... Ma vai a c***o. Hai qualcosa, tipo, qualche frecciatina a qualcuno per caso? No, io ho fatto una cosa autobiografica, diciamo. Giusto, punto, le ha dette. Devo girarmela da sola, ma la girate voi. Ma dove sta lui? Ma smettila! Ma non diciamo c***o. Facciamo giallo adesso. Giallo? Sì. Ma era più facile giallo. No, mi sarebbe difficile. Dimmi tre utensili. È il coltello, il tagliaunghie e lascia. È un'arma, non è un utensile, lascia. No, per fare la pietra, quello che fa tuo fratello. La pietra. La legna. Cosa ha fatto? Un taglialegna tuo fratello? A me non mi hai convinto. Dai, cacciavite, martello, era bello che le lascia. Ma non è un utensile. Vediamo. Aspetta, lascia, è l'apostrofo. Sì. Madosca, è già per questo capisci che non devi meritarti il punto. Facilissimo confondere questi tre utensili. Ascia, sciura, ascetta. Sciura non è la vecchia. Sciura, sì. Ah, scure. Perfetto, la sciura. Ti passi quella sciura che devo avvitare una cosa? Uè, figliolo, arrivo. Quindi la devo dare, veramente. Sì, tieni. Se l'è meritata. Dopo aver detto sciura, veramente. Sì. Hai ragione, questa non... Dopo la sciura non me lo sarei meritata. Dimmi tre capitali europee. No. Vabbè. Ma posso dire qua è Parigi, Berlino. Vabbè, è perso. Passo. No, abbiamo detto che non si può. Sì. Toccando. No, abbiamo detto che non si può. Devi dirlo mentre fai il coso. Ma no, puoi valutare tu. Allora passo. Cioè, bastava dire Roma, Parigi, Berlino. Ah, questo bastava è facile. Dire tutti i partecipanti, sì, della casa di carta, praticamente andava bene. È vero. Vabbè. Dimmi tre nomi femminili che cominciano con la lettera L. Luana, Luna, Lucrezia. Sembra facilissimo, ammetto. Vuole vincere? Vai. Dimmi tre personaggi di Walt Disney. Topolino, Pippo, Paperino. Facilissimo. Non è giusto. Non è divertente. Facilissimo. Oh, dimmi tre paesi che hanno come moneta il dollaro. Sì, ho capito, però. Dimmi devi tre paesi. Ho capito, dimmi tre paesi. Io aspetto. Andiamo a vedere il replay. Io aspetto lui che finisce la frase e giro. Dimmi tre. Comunque non gli hai detto. Non gli hai detto che fa prescindere. Non gli hai detto. Niente. No, smettila. Non gli hai detto. State barando. Però lì, quel passo mi hai tolto tre secondi. Quel passo l'hai già usato. Ma questo ho usato.
Uno solo io l'ho detto. Cioè, ma state facendo di tutto per farmi perdere. No, per andare avanti col video. Muoviti. Aspetta a girare. Dimmi tre cose che possono accompagnare una tazza di tè o caffè. Biscotti, fetta biscottata, toast. Io e Angelo toast. Fetta biscottata nel tè. Chi è che io ogni mattina fetta biscottata con la marmellata e tè. Quello che fa... fanno di tutto per farmi perdere. Beh, e poi fanno passare me per piagnucolo, una cosa metà. Che sono assolutamente se perdo. Questo è un punto a metà. No, dai, facciamo la prossima volta. Dimmi tre tipi di insalate. Valeriana, misticanza e quella rossa. E come si chiama? Quella rossa. Non vale quella rossa. Quella che fa bene. Va bene. No, basta, basta, non ci pensare neanche. Si chiama cicorio, no, magari. Insalata rossa. Vabbè, dai. Almeno questo lo possiamo andare avanti. Volevo dire radicchio. Ah, ok. Aspettate. Sì, bimba. Vorrei dire cosa ha fatto, ma non lo dirò. Ma io ho dei problemi con poco tempo. Dimmi tre tagli di capelli. A spazzola, rasati e con le treccine. Bravo. Ti sto un po' aiutando, Vito. Dimmi tre personaggi celebri che hanno i capelli bruni. Mi sembra che ci sia una leggerissima. John Travolta, Michael Jackson e Bruce Lee. Bravo. Ma tu l'hai visto Bruce Lee nudo? Sì. Dimmi tre cose che fai prima di andare a letto. Occhio a quello che dici. Lavare i denti, mangiare un toast e bere la tisana. Confermo. Tre cose da fare ad un appuntamento galante. Pagare, ridere e... far ridere. Ridere e far ridere. Sì, io te la do buona. Dimmi tre sport che cominciano con la lettera S. Sumo, samurai, sciabola. Che sport è samurai? Non lo so, scherma. Bravo. Dimmi tre travestimenti stravaganti. No, basta, passo. Ok. Ottimo. Un attimo. Dimmi tre gradi della marina. Maresciallo, tenente e ammiraglio. Ottimo. Cosa così? Cosa sergente. Vuol dire? Tutti possono fare come così, eh? Ma ti ho detto sergente. Ah, okay. Dimmi tre calciatori italiani. Totti, Maldini, Nesta. Tutti recenti, tra l'altro. Sono gli ultimi che mi ricordo. Dimmi tre porti italiani. Porto di mare. Porto dei Canatti e Riporto. Ho detto Porto di Genova. Guardate, il proprietario del canale ha dato il massimo. Adesso vedi come è. Guarda, tocca Alessio, prego, vai. Allora, dimmi tre materie scolastiche. Scienze, geografia, storia. Vabbè, è facile. Dai. Dimmi tre tipi di scarpe. Zeppe, ballerine, scarpa col tacco. Bravo! Oh, bravo. Dimmi tre cose che si aprono. Il cervello e le scatole e i... non mi venuto niente. Passo! Il cervello? Bisogna aprire il cervello, ragazzi. Se no, continueremo a essere nel medioevo. Dovete essere più aperti. In realtà, non era usare il cervello. Seppure sbagliato, però ci sta. Era aprire la mente, tu volevi dire. Quello volevo dire. Hai finito i passi? Sì, finito. Sì, finito i passi. Bimbo! Sono l'unica con un altro passo. Ma non avevo le mani così, ecco perché. Ah. Pronto? Aspetta, sì. Perché è difficile da leggere questa. Dimmi tre cose che si possono acquistare dal panettiere. Le rosette, le micchette e le ciabatte. Vabbè, questo è facile. È la mia specialità, il pane. Limite slogan celebri. Beh, sì. Vincono battaglie. You can, yes you can. Beh, ci hai provato. Allora, Ale, possiamo dire che sei ufficialmente fuori dal gioco. Perché 1, 2, 3, 4, 5. Andre ne ha già di più. Mi autoelimino. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E io 2, 4, 6. Quindi hai vinto Andre. Eh no, perché io... ho ancora un passo io. Attenzione, ma è finito il giro. E cosa vuol dire? Dimmi tre modi per impressionare il tuo datore di lavoro o il tuo professore. Sono incinta, ho preso due, il cane mi ha mangiato i compiti. Ti mandano le impressioni. Beh sì. Non gliene frega lui. E vai dal capo e dici sono incinta. Perché? Vai dal tuo capo e dici non ho fatto i compiti, sai cosa gliene frega? Mi dà la nota. E però c'è anche il tuo professore, mi dà la nota, il tuo professore di lavoro. Ma sì, letto professore. Devi impressionarli. Gogo! E beh, il cane mi ha mangiato i compiti. Con questo qua sono a 7, se faccio la prossima pareggio. Questa l'hai letta prima, quindi non te la dico. Vai. Questa l'hai letta prima, quindi non te la dico. Dai, no, perché sono facili, stai facendo così, sono facili.
non scegliere. Dimmi tre riviste femminili. No, fermo. Cioè Pops e le riviste di Snoopy. Non vale la scelta. No, non vale. C'erano dimmi tre nuovi ponti, ma le lette prima. Non è vero, perché era tre tipi di ballo. Ma io è necessario che rimanga qui. Tre nomi maschili che cominciano con la lettera T. Sei uno schifo dello schifo. Mi ha cambiato le domande perché erano troppo facili. Le lette prima. Non te lo metto. Le leggevi. Tre nomi di maschi che di sopra T, tre tipi di ballo. Ragazzi, 33 anni. Sì. Allora, 33 ragazzi, anni. Vi devo dire che il mio migliore amico è lo schifo dello schifo, che siccome vuole vincere questo video, mi ha saltato. Dimmi tre tipi di ballo. Qui dall'asilo Mariucci è tutto. Ciao. Ragazzi, dimmi tre nomi maschili volta. Che comincia con la tre tutti e quindi tu anche ti metti solo questo. Ma perché stai? Aia, il collo me lo spezzi così. Aia. Adesso fai l'altro. Bene ragazzi, qui c'è puzza di piscio e noi ci vediamo. Aia, al prossimo video. Sapete cosa potete scrivere nei commenti? Sì. Bene, io no, quindi sapetelo voi. Che Andrea Barato, scrivete nei commenti che è un barone. L'importante è l'amicizia e che Sabri ci paga da mangiare, quindi. Esatto. È vero, l'ho pagato io.